sicuro che comincerete a riconoscere che da alcuni vostri contatti arrivano sempre un certo tipo di notizie e sempre molto ficcanti rispetto a quell'argomento di cui loro nel vostro immaginario cominciano a diventare degli esperti, e spesso lo sono. Questo serve anche quando un ragazzo che ancora non ha un lavoro ma vuole cominciare a indirizzarsi in un certo tipo di settore può cominciare di certo, perché ne è appassionato, a lanciare dei post che riguardano quello di cui si vorrà occupare nel tempo. Per rendere noto ciò che si fa, nella mascherina iniziale si tira su questa pendina e si possono inserire i propri dati, quindi un'email, un telefono, Twitter, che può funzionare, un sito aziendale, un sito della scuola, un sito personale, un blog, quello che preferite. Tendenzialmente non Facebook, perché non è considerato un canale professionale. Molti lo usano anche per la professione. Io ne faccio un uso un po' misto.